Allora, se la velocità della luce è 299 milioni di metri al secondo e quella del suono appena di 340 metri al secondo, chi si muove in assoluto più veloce? Avete risolto il problema? Fate fatica a capire? Bene, facciamo un esempio facile da capire. C'è un fiume che scorre a 3 metri al secondo e nel fiume ci sono io e Pippo. Io sono un bravo nuotatore. Pippo invece è più lento, nuota a un metro al secondo. Chi tra me e Pippo è più veloce? Allora, succede che nuotando controcorrente io alla stessa velocità del fiume, il fiume mi porterebbe giù di 3 metri e io li risalgo e quindi rimango sempre lì. Dopo un'ora io sono ancora lì. Invece Pippo, che ha una velocità di risalita appena di 1 metro al secondo, quindi rispetto alla mia, lui è più lento, è trascinato dalla corrente a 2 metri al secondo e dopo un'ora ha percorso ben 7 km e 200 metri. E io sono ancora lì. In assoluto, tra me e Pippo, più lento nella velocità al contrario, di fatto in assoluto è più veloce, perché le due velocità messe una in riscontro all'altra, poiché la causa in questo caso è il magnetismo, ossia il fiume, e io con il moto elettrico posso solo risalire, se risalgo veloce come il fiume, resto ancora lì. Se invece risalgo lentamente, sono trasportato a valle, proprio per tutta quella velocità che in apparenza sembra avere la luce rispetto al suono, ma che invece ha il suono, perché rispetto al magnetismo e alla velocità magnetica, il suono viaggia molto veloce. Mentre invece nei confronti della luce il bilancio è zero, non si è nemmeno mosso. Noi in natura vediamo il contrario, perché non consideriamo minimamente la velocità magnetica, osserviamo solo la velocità del nuoto. È certo che se guardiamo solo la velocità del nuoto, io ho la velocità in risalita di 3 metri al secondo. Pippo appena di 1 metro al secondo. Io sembro più veloce, ma così facendo io sto considerando solo la velocità elettrica, ossia quella uguale al contrario alla velocità magnetica che mi sta portando in giù. Di conseguenza, visto che la causa è la velocità magnetica, il suono la rallenta molto, ma molto meno di quanto non sia rallentata dalla velocità elettrica della luce.